Non è la crisi, è l'ecatombe delle imprese e i 26 suicidi dall'inizio dell'anno in tutta Italia a causa debiti lo dimostrano. Così non si può andare avanti. E questo in sintesi il grido di protesta, l'ennesimo del movimento dei forconi stamane in Piazza Libertà di fronte alla sede della Camera di Commercio per bruciare a scopo dimostrativo le fotocopie delle partite IVA, segno dell'intenzione di non pagare più i tributi allo Stato finché non si creeranno le condizioni per un rilancio delle imprese. Quest'ultima protesta di fatto è solo rimandata, le vere partite IVA saranno bruciate in piazza in caso di scarso o nullo accoglimento delle proteste del movimento, il quale ha chiesto di fatto nel successivo incontro con il presidente della Camera di Commercio di Ragusa, Sandro Gambuzza, l'apertura di un vertice di tutti i presidenti Camcom siciliani alla presenza dei prefetti di Catania e Palermo per rappresentare istituzionalmente tutta la Sicilia. Un vertice utile a favorire la riapertura del dialogo con le banche per un più agevole accesso al credito ed al contempo il blocco dei tributi dovuti alle imprese, ormai in ginocchio per almeno 2 anni. Il leader del Movimento dei Forconi, Mariano Ferro, critico verso la politica regionale e nazionale, annuncia anche la discesa in campo del Movimento alle prossime consultazioni elettorali. Ma il gesto eclatante è perché ormai, guardi, avere una partita IVA significa tutte le incombenze e le tasse che ci arrivano addosso. Il governo centrale ha deciso di tartassare ancora di più le partite IVA, sono scelte politiche che si sono fatte, non è vero che questo è un governo tecnico, questo è un governo che è appoggiato da PD, PDL e Terzo Polo. Come state ascoltando tutti dalla stampa e dalla televisione, il PD ha detto che non gli piace l'IMU, il PDL ha detto che la vuole realizzare, il centro ha detto, Casini ha detto che non si può fare un partito di lotta e di governo, sono 3 posizioni che appoggiano un governo, alla fine il risultato è che l'IMU passerà e che tartasserà ancora di più le aziende e le imprese. Noi ce la facciamo a pagare queste aziende e queste imprese? Questa è una dichiarazione di guerra a quelle aziende, a quelle imprese, a quelle persone, a quelle famiglie che non riescono a vivere, avendo la partita IVA. Questa è una dichiarazione di guerra. Se Napolitano vuole questo, noi il giorno di 28 di maggio, siccome abbiamo già deciso di aderire allo sciopero degli autotrasportatori, noi ribloccheremo la Sicilia, guardate, con tutte le critiche che ci verranno addosso, perché se è una dichiarazione di guerra e se può salvare qualche vita umana, questo costerà alla Sicilia ancora una volta, che chiederà a tutta l'Italia questa volta di fermarsi. Se questo succederà lo faremo con grande piacere, guarda, perché se è una guerra all'ultimo sangue col nostro Stato, che è il primo nemico, come diceva una volta Berlusconi, Noi la faremo, perché non c'è dubbio che noi vogliamo evitare qualche altro suicidio, non c'è dubbio che noi vogliamo che queste che sono persone depresse economicamente vengano con noi, anziché suicidarsi devono pensare che sono insieme a noi, che siamo tanti, che siamo nelle stesse condizioni e quindi vogliamo fare questa guerra insieme. Intanto il movimento parteciperà al nuovo blocco dei trasporti previsto per il 28 maggio, una protesta che non si interrompe, ma in presenza della crisi economica intende aumentare spazi e prospettive. Noi questa manifestazione di oggi la possiamo ripetere a Caltanissetta, a Siracusa, ma non vogliamo fare questi gesti. Chiederemo un incontro con tutti i 9 presidenti delle Camere di Commercio per attivarsi verso le banche, congelare per 2 anni tutti i debiti delle aziende, non dico toglierli, ma congelarli per 2 anni, il tempo che le aziende vengono rimesse in moto.